Il problema è se si risponde qualcuno. Esatto. No, infatti so che è una sorpresa e sono molto contenta, mi piacciono molto le sorprese. Sarà all'alba. Sì, so anche questo, che però mi piace una tantum anche alzarmi all'alba, perché è una bella emozione. Che feeling ci avete con questo mistero che vi sembra? Mi piace a me la sorpresa, mi incuriosisce. Poi Orvieto è già una città che è misteriosa, secondo me, se mi è piaciuta. Cosa dire di Orvieto? È una bellissima città, un po' come tutta l'Umbria, e che poi ogni città ha la sua peculiarità, che questa è la meraviglia, forse anche proprio di tutta l'Italia, ma insomma mi piace molto il cibo, soprattutto umbro, il vino buono, molte belle cose. Nei negozi, artigianato, notavo prima, anche no, della ceramica. Quello mi piace di Orvieto. Queste strade dove senti solo i tuoi passi, allora mi immagino che ci siano dei cavalieri nascosti, dei fantasmi che si aggirano, però non sono fantasmi pericolosi, sono fantasmi bonari, sono fantasmi di guerrieri etruschi, di cavalieri. Faccio fatica a guardarla di giorno, perché per me l'Umbria vive di notte, no? Per colpa di Umbria Jazz. Meraviglioso, cioè il Festival di Umbria Jazz è sempre un momento, appunto, ancora una volta come ai vecchi tempi d'aggregazione, tutti vengono a Umbria Jazz e poi è molto bello soprattutto questa idea di farlo durante le feste di Natale, perché si è tutti liberi, quindi hai più possibilità di venire. Io poi appunto sono a due passi, quindi anche se non suono, comunque vengo a trovare sempre gli amici, passo qui due giorni, c'è questa aria, atmosfera così di festa, di incontri, di famiglia, aria di famiglia, quindi vengo sempre molto molto volentieri, insomma. Umbria Jazz Winter, penso che solo in America può succedere una cosa del genere, dove si trovano tanti musicisti insieme all'ultimo dell'anno. Andavamo a seguire tutti i concerti delle prime edizioni dal 76, che fu rifatta ad Orvieto con Art Blakey, prima ci fu Cedar Walton con ospite George Coleman col quartetto, poi ora Silver col quintetto e Art Blakey con il Jazz Messenger fino a oltre le due di notte. E erano edizioni straordinarie, ogni sera erano itineranti, andavano in ogni prima della pausa del 78 andavano ogni sera in un posto diverso dell'Umbria. E quella è la storia della musica in Umbria, che fece appassionare tantissime persone. Poi c'erano i momenti del Museo Emilio Greco, che era quasi privo, quasi con pochissima acustica, ma c'è un suono fantastico, e stavi a mezzo metro a vederli suonare in quel modo. C'era Roy Arbour, che fece un bellissimo duetto insieme a Kenny Barron, piano e tromba e flicorno, fu straordinario lì. Anche lo stesso Tomar l'anno prima, nella prima edizione, lo fece con Gordon Beck, il pianista.
altro duetto tromba piano, delle cose, delle unioni che nascevano solo lì, proprio nell'ambiente quello. Nel momento della kermesse era quello, era fantastico. Buongiorno, eccoci qua. Quasi pronti col setup, credo che i piano siano a posto, adesso tanto c'è Diego che ci aspetta. Perfetto. Benissimo, pronti? La sorpresa è la sorpresa. Aspetta che prendo le cose. Voilà. La bellezza. Poter fare tutto walking distance. Non è la prima volta appunto che mi trovo a quest'ora a passeggiare per l'orbita. No? No. Solitamente di ritorno. Di ritorno da qualche club. Dobbiamo farci il segno della croce per andare a suonare. C'è un drone che ci segue. Non necessariamente. No, guarda qua. Ma che meraviglia. Madonna, che cielo, che luce. Guarda adesso, che meraviglia. Pensa, noi ci siamo conosciuti a Calvi in Corsica e a Calvi facevano questa specie di festival dove tu suonavi un concerto, però eri invitato lì per una settimana e Dado l'ho conosciuto per esempio un giorno sulla spiaggia. Sull'asciugamano c'era Petrucciani, l'asciugamano di fronte a me, tutta la cosa, c'era Rita, poi Didier Lockwood, poi Aldo Romano, Aldo Romano, cioè, un sacco di musicisti. E nonostante tutta questa, diciamo, tutti questi musicisti, non abbiamo mai parlato di Coltrane, ci raccontavamo barzellette, bellissime. Era bellissimo, ci siamo conosciuti in quel modo, io ho avuto modo comunque di riascoltarla dal vivo e di apprezzarla ancora di più e apprezzarla come essere umano. E mi è sempre piaciuta come persona, oltre che come musicista, credo che Rita sia una musicista assolutamente personale, che abbia trovato una sua strada che non è facile, che un po' rispecchia il suo modo di essere solare. Ed andare a cercare delle cose che la incuriosiscono, mi piace questa cosa. Dado è una persona straordinaria, che io veramente ho sempre rispettato, amato, ho sempre tantissimo stimato, perché veramente lui è l'enciclopedia della musica jazz classica, cioè penso che sia uno dei più grandi che abbiamo in Italia per questa cosa qua. E è proprio dentro, diciamo, anche la musica jazz americana, lui proprio nasce con quello, quindi siamo molto diversi in qualche modo, no? Però forse proprio per questo in realtà c'è questa stima, questo desiderio di scoperta, che io quando sento Dado mi metto lì, ti prego, insegnami qualcosa, facciamo, c'è questa cosa bellissima tra di noi.
E poi appunto poi si va a mangiare, ridiamo e ritorniamo i ragazzetti sulla spiaggia. È fantastico. Bisognerebbe fare una volta una cosa con i cori, cioè delle due religioni, con il gospel e il coro più tradizionale. Più tradizionale liturgico nostro. Sarebbe male come idea, eh? Anche perché ci sono, secondo me, scritture per coro liturgico che sono stupende. Come no? Sarebbe stupendo riuscire ad avere qualcuno che riesce a farli interagire insieme. Il Duomo, che è uno spettacolo, cioè una potenza, che ogni volta che ci entro veramente rimango sconvolta, cioè potente, molto potente. Questa curiosità, questa voglia di capire, di conoscere, di sapere quando questa cosa è imponente, come l'hanno fatto, come è stato fatto, no? Attraverso la rappresentazione delle immagini, no? Ti fai un po' di domande e vai col pensiero. Ti pone con un atteggiamento di sapere, di capire di più, vedere, e anche poi la bellezza, cioè non possiamo vivere senza, gli esseri umani non possono vivere senza bellezza, quindi anche questo amore per l'estetica, per i colori, per la rappresentazione, secondo me è una cosa che arricchisce indubbiamente, e quindi andare al Duomo, ma anche a tutti i musei, vedere le cose sia antiche, più contemporanee, a me fanno sempre questo effetto, un effetto bellissimo di arricchimento quando esco. E quindi poi mi vado a guardare anche, no? Perché piuttosto che quello, cioè, è questa, la curiosità. Poi ripartiva. Charlie, sei perfetto.
Mr. Hayden. Amen. Vabbè, è un grande maestro. Poi lui aveva un basso, Charlie Hayden, che facevi così. Che lo amiamo tutti, non era una presa in giro, perché lo amiamo alla follia. Facevi così sulle corde, cioè suonava... Sì, ma l'imitazione è la più alta forma, no? Certo. È divertente. Ah, che bella domanda. Noi tutti siamo musica perché siamo delle frequenze, siamo delle vibrazioni e quindi ci pensavo proprio qualche giorno fa, la potenza che ha un accordo, per esempio, senza saperlo, senza volerlo, che quelle frequenze, cioè quella combinazione di frequenze, tipo un accordo maggiore, per esempio, ti dà un tipo di pathos, di allegria, di leggerezza, così come un altro tipo d'accordo senza la terza. Se metti un accordo, invece... cambi, diciamo, l'intervallo da maggiore a minore, diventa immediatamente malinconico, triste. Quindi, no, come dal punto di vista scientifico, è incredibile, secondo me, è una roba magica per quale motivo tu hai subito questo tipo di pathos, di sensazione che ti porta lì. Cioè, la musica ti fa piangere, non sai perché, spesso e volentieri, no? Perché chiaramente non è nell'inconscio, è dentro. È anche una crescita interiore, spirituale, cioè di conoscenza di se stessi, che è una cosa importante. Si sono fatte sempre tante rivoluzioni sociali, ma secondo me per crescere veramente bisognerebbe fare delle rivoluzioni individuali con se stessi, cioè mettersi in discussione, rendersi conto spesso di chi sono io. Ecco, tutto questo secondo me è l'arte, perché è fondamentale per quello, anche per conoscerci.
Secondo me studiare la musica aiuta ad aprire proprio dei centri proprio nostri di energia per aprirci e per capire che la vita non è soltanto terra, non è soltanto mangiare, andare a dormire, comprare, ma c'è ben altro, una ricchezza interiore. Quella è la vera ricchezza, secondo me, che è fatta di tante cose, che è fatta di tolleranza, che è fatta di stima, che è fatta di rispetto degli altri, no? E poi la musica può essere anche politica, può essere un messaggio, soprattutto, come tutta l'arte, è come se fosse un messaggio d'amore, alla fine pubblico, per tutti, no?